Eccoci qua, buon pomeriggio signori. Oggi è una giornata straordinarissima, issima. Abbiamo un ospite veramente speciale, anzi, la ringrazio perché è una persona oltre che squisita, ma super impegnata, quindi sapere che ci ha dato la disponibilità per la nostra intervista ci fa più che piacere. E quindi sono felice di poter presentare un ospite d'eccezione che si chiama Kaori Ito. La conosceremo a breve ed è una persona veramente squisita e ha un ruolo importantissimo nel mondo del gelato perché comunque occupa eccoci qua, mi invitando. Occupa un ruolo di regia su quello che è la formazione e quant'altro, ma poi ci racconterà lei. E intanto approfitto per attendere questa, eccoci qua, un attimo solo. E con Kaori parleremo di un percorso di vita, delle sue esperienze qui in Italia, fino ad arrivare a quello che è oggi veramente il futuro. Buonasera, Kaori, buon pomeriggio anzi. Ciao Palmiro! Grazie per essere tra noi, eh. Io sono veramente onorato. Mi sono anche, come si dice, fatti i capelli perché dico qua, l'ospite è importante, bisogna essere. Come si dice? Grazie anche per la super introduzione, sei sempre bellissimo in questo papillon. Questo fa parte ormai della trasmissione, come si dice. Ma Guarda, eri ospite, ciao! Eccoci, io pensi che in Giappone sono le 2 di notte circa, no? E c'ho proprio Ryosuke in collegamento telefonico che la vuole salutare. Ryosuke, sei in Ciao te. Ryosuke! Ciao Parlate pure anche in giapponese, tanto noi capiamo tutto, Kaori! Genki ni shiteru? そっか、ね、私も日本帰りたいよ。楽しみにね、しまbravo, Ryosuke, io ti ringrazio di cuore per essere stato sveglio. È stato sveglio apposta per salutare Kaori. Questo è un fratello a tutti gli effetti, è Ryosuke Umagaki, numero 1. Ichiban, Ryosuke, grazie ancora. Noi continuiamo la diretta. Ciao, ciao mitico, ciao. Ciao Ryosuke. Grazie Kaori, ciao, grazie Kaori, però ci tenevo. Perché era una sorpresa dovuta, no? Col fatto che siamo legati da parte di Ryosuke, come fratellanza, diciamo, storica, che è stato qui da noi. Quindi era un modo anche per condividere questa puntata. Bene, allora, io avrei piacere, noi ci conosciamo da tanto tempo, ma siamo sempre presi da mille impegni e magari non c'è mai stato tempo per parlare così, ma Kaori-san, la signora Kaori, in effetti, chi è? Allora, viene dal Giappone, l'abbiamo capito, ma poi è venuta in Italia e a quel punto, cos'è che ti ha spinto a venire in Italia? Soprattutto, quali sono stati il tuo percorso di vita, lavorativo e quant'altro? Ecco, allora faccio un passo indietro, nel senso che sì, tante persone pensano che io sia cresciuta in Giappone e poi a un certo punto ero venuta in Italia. In realtà la mia vita è stata un po' diversificata, in realtà ero più una specie di zingara. Sono nata in Perù, sì, e da un anno fino a 5 ero in Buenos Aires. Poi sono tornata in Giappone per 3 anni e poi ho fatto 2 anni a Caracas, in Venezuela, poi 4 anni a New York, poi sono tornata in Giappone per un paio di anni e poi l'ultimo anno di liceo l'ho fatto in Portogallo, quindi mi sono diplomata alla Scuola Americana di Lisbona, ho fatto università negli Stati Uniti, a Washington DC. E poi ho lavorato per un paio di anni in Giappone, prima di venire in Italia.
Quindi, insomma, percorso molto frenetico, lavoro Arrivati di al mondo. padre. Lui era tipo specialista di filiale all'estero di una banca giapponese, quindi noi come famiglie l'abbiamo sempre seguito e ci siamo Bello. adattati alla realtà di ogni paese in cui siamo andati a vivere. Per la mia motivazione personale, l'Italia è l'unico paese in cui io ho scelto realmente di venire da sola per conto mio, perché volevo lavorare nel settore di moda. A un certo punto io, lavorando in un'azienda di consulenza così, mi è venuta questa voglia, curiosità di venire e scoprire questo settore. Quindi, insomma, sono partita. E poi ho fatto prima a Firenze, studiando marketing moda. Porca miseria, quindi è una, diciamo, è un contenitore ricco di esperienze nel mondo, perché facendo tutto questo percorso, poi arrivando all'Italia, si è presentata con una, ti sei presentata con un, diciamo, un bagaglio di esperienza importante, ora, oltre che parlare tante lingue, ma conoscere anche varie tipologie di culture, mercati e quant'altro. E quanti anni sei stata nel mondo della moda? Allora, io ho lavorato per 3 anni all'azienda La Perla, quindi dopo un anno di studio a Firenze ho fatto il tirocinio nell'azienda La Perla, il motivo per cui mi sono spostata da Firenze a Bologna e ho seguito sempre il mercato giapponese. E dopo 3 anni circa, insomma, ho capito il settore, me la sono gustata, però comincia un po' a venirmi questo sentimento che in realtà moda o stile di vita è un po' ben oltre l'abbigliamento, quello che indossi, no? Quindi mi è venuta un po' la curiosità di esplorare altri aspetti della cultura italiana, soprattutto nel settore del lusso. Quindi ho lavorato da Lamborghini per il lancio della collezione di sportwear. Quindi ancora un po' un'estensione di moda, però già cambiando il Sì, settore. Quindi ho uno fatto. stile a quattro ruote. Esatto. Sì, il settore auto è un settore, insomma, particolare, cioè tutto sommato non è un settore mio, però è stato interessante scoprire questa azienda 35 km fuori dal centro di Bologna, proprio in campagna, no? Un paesino che si chiama Sant'Agata Bolognese, dove ci sono i campi, 7 chiese, e poi c'è questa mega azienda Lamborghini con la fabbrica e queste super macchine che girano per strada, no? Quindi è una realtà veramente Fantastico. particolare. Un sogno, per chi non ci crede sembra un sogno. E quindi da macchina a macchina, dopo un po' di tempo sei arrivata ad altro tipo di macchine, importanti ma sempre proprio Esatto, ferme. sì. Ma l'incontro con Carpigiani è stato casuale, cioè quasi proprio un destino, però nato per errore. Perché stavo chiacchierando con un cacciatore di testa un giorno e lui mi chiese per quale azienda, no, mi piacerebbe lavorare in futuro. Poi io ho nominato Carpigiani, perché un po' mi affascinava sempre, no? Vedendo l'azienda lungo via Emilia quando ci passavo in macchina per caso. E poi qualcuno mi disse che ci sono dei investitori giapponesi, tipo proprietari, che hanno la quota. Quindi è per questo che mi sono proposta. E poi incontrò il dottor Morisi, il direttore di risorse umane dell'epoca, e poi ho scoperto che in realtà è il proprietario della Carpigiani e signor Berti, quindi non c'entrava un investitore giapponese, però da lì, insomma, ho scoperto il mondo del Gelato University e mi sono assolutamente candidata perché mi è sembrato proprio un bel progetto. La persona giusta al momento giusto, come si dice, no? E quindi è stata un'esperienza ripartendo sempre da zero, perché moda, motori, poi macchine del gelato, quindi in più era una scuola, quindi anche un punto organizzativo nuovo sia per la Carpigiani che per Kaori, quindi è stata anche un'esperienza per entrambi, perché doveva partire tutto da zero quando sei entrata tu, no? Se non sbaglio, la Ma CEU. infatti sai che ero da sola in ufficio, era l'unica persona che si occupava della scuola, proprio da A fino a Z, Immagino. e insomma, era comunque un momento di fermento interessantissimo per la scuola, cioè le iscrizioni stavano esplodendo,
un sacco di canali televisivi venivano a scoprire questa realtà particolarissima che si chiama Università del Gelato. Quindi ho avuto la possibilità di allargare, strutturare, allungare il percorso formativo. Quindi, insomma, è stato intenso, però mi sono anche divertita tanto negli ultimi 10 anni. Hai fatto una bella, come si dice, una bella gavetta, perché comunque da zero cercare anche i docenti, insomma, non è facile, perché è un marchio importante Carpigiani, quindi anche per poter entrare c'era una selezione, c'era un interesse anche verso persone che magari avessero la capacità e anche il tempo per dedicare a questa nuova esperienza. Ma devo dire che con orgoglio è stata uno sbaglio, diciamo, una nascita di una scuola importante, perché comunque, visto che la Carpigiani è nel mondo, ha dato anche un'educazione, no? Perché poi soprattutto era il principio di saper educare a saper mangiare un gelato all'italiana. Poi dopo ognuno ci mette del suo, però era un modo anche per dare una linea guida a chi, oltre che fare un certo tipo di investimento, ma di conoscere come si mangia il gelato in Italia. Dico bene più o Sì, meno, no? no, è una bella responsabilità, sia cioè, indossare anche il marchio Carpigiani, sia per me, sia per te, no? Per il peso del brand, l'importanza che ha, è una bella responsabilità, e anche avere un ruolo di trasmettere questo alimento che no, culturalmente ha un'importanza storica, Sì. quindi bisogna sempre prendere insomma, passi giusti per non rovinare quello che hanno costruito attorno a questo alimento negli anni passati. Quanti anni è che esiste Cartigiani Gelato University? Allora, Gelato University nasce nel 2003. È stato Quindi. istituzionalizzato circa 15 anni fa, però in realtà la formazione, insomma, è sempre esistito, anche Sì, perché in realtà collabori da Carpigiani ben più lungo di 15 anni. sì. Sì. No, ma poi io mi ricordo anche il papà di Alessandro Racca, Serra Cecchinello, insomma, Cartigiani è sempre stata una scuola itinerante, però. La creazione della Carpigiani Gelato University, diciamo, è nata proprio per fare una piattaforma lì in sede dove ospitavano le persone del mondo, perché poi ufficialmente non è solo Italia. E in questi 15 anni, diciamo, più tempo, si sono evolute anche il modo di formare il gelatiere, perché è cambiata la tecnologia, è cambiata anche la conoscenza delle materie prime, è cambiato forse anche il tipo di investitore, anche in mercati che non c'era il gelato, quindi faccio un esempio: India, Asia, meno che paesi latinoamericani, che c'era un tipo di gelato, ma non era quello artigianale vero e proprio. E quindi la possibilità di arrivare anche qui a Bologna, grazie proprio a questo discorso della scuola, è stata una crescita di formazione per tutti, ma soprattutto anche, io credo, parlo un po' da dietro le quinte, anche per noi docenti, di conoscere ingredienti nuovi, per dire, no? Perché siamo, quante scuole ci sono, oltre che in Italia, come Carpigiani Gelato University, ufficialmente? Adesso il network si è allargato a 20 campus nel mondo, e più ci sono oltre 100 concessionari che ci ospita in alcuni casi per fare anche dei seminari, quindi un network veramente allargato ormai. Poi anche la squadra dei docenti, siete in oltre 50. Che miseria, una famiglia, un circo, siamo un circo. Ma siamo una bella squadra, vero? Sì, no, no. E ora, peccato quest'anno per il SIGE, perché purtroppo salterà, nel senso a gennaio non ci sarà, però si vede proprio l'imponenza di questa scuola quando durante la fiera si creano eventi, ed eventi in tutti i mondi, perché comunque Carpigiani è sì gelato, ma è gelato per ristorazione, no? Cos'è, diciamo, un po' quello che è il percorso di Gelato University? È a 360 gradi, non è solo, insomma, il classico gelato fior di latte e nocciola, ma è un po' per tutti i brand e per tutti i tipi di mercati anche, no? Sì, è vero, perché
non tu in tutti i mercati esistono le gelaterie pure, o per il momento non riescono ancora a sostenersi come una gelateria pura, quindi l'esistenza di gelato si sta veramente diversificando nella pasticceria, nella ristorazione, anche nel mixology, nelle caffetterie, insomma, ormai anche Carpigiani fa di diverse, no, dimensioni, volume, performance, che veramente permette di inserire elemento freddo, no, diciamo, Esatto, tanti no, no, diversi. ma poi io una cosa che ho notato è che la grandezza di questa realtà, e qui grazie proprio a Kaori e a tutto il suo staff, perché poi dietro Kaori c'è proprio un'equipe, diciamo un team di ragazzi e di ragazze che comunque ci danno un po' a noi docenti la regia, ci dicono, ci accompagnano. Includendo anche le nostre principesse Tatiana e Maria, che sono lì nell'aula Dai, senza loro. sono fondamentali. E, dicevo, ecco, si crea un'evoluzione di anche adattamento al mercato. Ad esempio, quando è partita la scuola, c'era una tipologia di richiesta di mercato. Oggi, purtroppo, si è stravolto molto perché. Vuoi la pandemia, vuoi questa possibilità di essere chiusi nelle proprie realtà, grazie a internet possiamo arrivare anche in paesi, diciamo, lontani, insomma, nello stesso periodo con più persone. Infatti, questa cosa ha un po' accelerato, no? In modo una tendenza che stava già un po' cadendo, che stavamo iniziando a catturare. Quindi ci sono persone che comunque non ha la possibilità di venire in sede di Strato University a dedicarsi il tempo per la formazione, perché magari gestiscono già una gelateria e sono impegnati. E abitano in posti remoti con magari un reddito più contenuto, quindi è veramente difficile partecipare. Quindi questa apertura di corso online, che mi auguro che diventa semplicemente un'opzione in più rispetto a corsi in sede, è una sfida importantissima. No, ma questa è la grandezza, ecco, proprio del tuo lavoro perché non essendo, diciamo, strutturati perfettamente tutti, perché io parlo di tutti in generale, quindi siamo anche come team cercando di portare ognuno le proprie consigli, esperienze, in modo di dare il massimo, no? E anche perché, come dicevi tu, logicamente ogni mercato ha la sua cultura, il suo tipo di linguaggio, i suoi prodotti, quindi è anche più facile sotto un certo punto di vista arrivare a casa di ogni popolazione per poter portare quello che è comunque un'etica di un gelato italiano di eccellenza. È vero, comunque è affascinante quando si fa dei locali diversi e quando ci si confronta. Ma poi una, ecco, delle esperienze che grazie proprio alla Cartigiana di Rotterdam University, grazie a voi, date anche a noi docenti come gruppo, diciamo, di collaboratori, la possibilità di andare nel mondo, no? Perché chi è andato nei paesi arabi, chi nei paesi asiatici, chi, e portare, diciamo, un po' anche come curiosità la nostra etica e conoscere lì proprio nel posto. Anche i vari livelli di cultura del gelato, perché ad esempio capita un gelato che è d'élite, quindi per alta gamma o super premium, però ci possono essere anche degli ambienti dove il gelato è popolare, quindi per ogni tipo di mercato si dice, no? Per ogni chicco di grano c'è un compratore, quindi anche Cartigiani su questo penso che si sia, no? Aperta a queste nuove possibilità, quindi il fatto di, come si dice, mettersi a disposizione, comunque adattandosi ai vari mondi, ci dà la possibilità di essere comunque una scuola, importante come rappresentanza del gelato italiano nel mondo. Sì, no, sono d'accordo con te, c'è ancora tantissimo da fare. Tu che sì, hai viaggiato anche in
Brasile, Argentina, sicuramente hai visto altre realtà di gelato artigianale che si vede mondo lì. Quindi un'altra cosa che è molto bella, che io ti ascoltavo l'altro giorno quando eravate in diretta con la Manuela Balestrino, prodotti instagrammabili, cioè, bella, un termine moderno, perché vedi, c'è sempre da imparare qualcosa. Quindi è un mercato che anche la comunicazione, no? Dietro anche una struttura scolastica è fondamentale. Si dice si mangia con gli occhi, no? È tutta un'esperienza sensoriale, quindi la sfida di essere e di essere sì, anche visivamente accattivante, però anche buoni, perché mi è capitato di prendere qualcosa che aveva un bel aspetto, oppure era carino da fotografare, però nel momento in cui l'ho messo in bocca era da buttare via. Diciamo che bello non è sempre buono, può capitare. Bello non... No, ma è interessante perché poi veramente è così. Oggi, anche per dire, parlo anche da gelatiere, no? Non basta più saper fare un buon gelato, ma è importantissimo tutto quello che è la comunicazione, no? E noi come scuola comunque facciamo anche dei percorsi adattabili a quello che è poi un discorso di marketing o di... perché anche essere un... la gelatiera di una volta, quando ho iniziato io, Kaori, era un gelatiere, si dice bottegaio per dire che stava sempre dentro il laboratorio, non comunicava molto con i propri clienti. Invece oggi è un imprenditore, quindi grazie un po', ecco, proprio al team scolastico ci sono vari docenti che hanno, come si dice, una preparazione in base al, come un po' l'atelier, no? Ti fa il vestito su misura, ti spiega qual è il miglior percorso da fare, qual è il business plan da presentare o le varie esperienze, no? No, no, è verissimo. Questo aspetto di imprenditorialità è fondamentale e mediamente c'è proprio un, come dire, alzamento di livello, no? Culturale di tutte le persone che si buttano nel business del gelato. Quindi questo sicuramente aiuterà a far crescere il settore e anche creare innovazioni sia nel business model che nel prodotto. Infatti questo è un po' anche questo è un cambiamento, no? Come la scuola si adatta al mercato, il mercato comunque ti impone certe regole da mantenere perché comunque, ad esempio, il fatto che Cartigiani sia presente nel mondo con i concessionari ti può dare un consiglio se devi andare a aprire, che ne so, o in Latin America o in Asia, dice guarda, voglio aprire un'attività a Tokyo, per dire, faccio un esempio ritornando un po' prima al discorso, uno non è che prende le valigie e va a Tokyo per un'attività, ci sono tutti degli iter anche burocratici, però dei consigli che magari attraverso proprio la scuola, un percorso di accompagnamento prima di arrivare poi, no? Sì, assolutamente. Quando qualcuno, insomma, ci contatta dicendo ho aperto, oppure quando al SIGEP, no, un ex corsista passa dicendo che è aperto, che sta avendo un gran successo, è proprio il momento di gratificazione per noi. Esatto. No, no, questo è stato veramente, credo, una delle soddisfazioni sia per la scuola, per noi docenti, per tutto il team, anche perché veramente vedere un'azienda che produce macchine e crea anche intorno alle macchine, oltre che la scuola, gli eventi, perché anche gli eventi comunque fanno parte, diciamo, di una cultura, no? Fuori da casa. Dove in Australia, in Giappone, in Europa siamo stati presenti anche con Carpigiani Challenge o World Tour, ha dato la possibilità anche lì di vivere direttamente con il consumatore, non solo affiancando il professionista, quindi è sempre stata un'evoluzione continua, no? Anche quella è stata una scuola per noi, ma soprattutto per i nostri colleghi. No, no, ma infatti è una grande evoluzione per un'azienda metalmeccanica. Curiamo il pre, durante, post, tutta la fase della carriera di un gelatiere. E il gelato diventa come un figlio, c'è tutto un percorso, no?
dal primo mese fino al parto, quindi Cartigiani diventa un po', ecco, la mamma dei gelatieri oggi, È come vero? ma se Kaori dovesse aprire un'attività oggi come oggi, dove la vorrebbe aprire? Oltre che a Bologna, io immagino Bologna perché ormai sei Oddio, stabilita pure. Bologna è una piazza ipercompetitiva, Palmiro. Qui la Sì. qualità di gelato e la tradizione è molto risentita, Hai quindi ragione. sì. Oggi. Forse Scusa. punterei ai mercati tipo Sud-Est Asia, diciamo tipo una via di mezzo tra un mercato già ben consolidato, però se mercati emergenti, però dove c'è già abbastanza conoscenza dell'alimento e che c'è un interesse. Cioè, hai notato che ultimamente ci sono anche tanti corsisti che vengono dalla zona tipo Indonesia, Malesia, anche Singapore, ci sono sempre interesse. E poi anche climaticamente è interessante. Migliora il tempo, esatto. È fondamentale, anche perché il gelato vive con la stagione calda, no? Quindi ha bisogno di un mercato, diciamo, costantemente abituato al tempo buono. Anche però ti devo dire la verità, visto che tu hai frequentato, cioè hai trascorso parte della tua vita in Latin America, mi è capitato, per dire, in Brasile, a Recife. D'inverno 28 gradi non mangiano il gelato perché è inverno, però 28 gradi, cioè, ci sono delle cose a volte strane, no? Dici, ma come 28 gradi per noi è caldo, qua è inverno. Però ecco, anche questo è un modo che succedeva anche in Italia fino a pochi anni fa. Il gelato era da marzo fino a ottobre, mediamente dopo c'è chi più chi meno, ma insomma il periodo era quello. Oggi, grazie un po' alla conoscenza, grazie ai corsi che facciamo, insomma, un po' quello che il mercato ci richiede, siamo aperti un po' tutto l'anno, quindi Arriviamo proponiamo. in casa con i barattolini. No, poi è bellissimo. E la cosa che ho notato, ecco, una cosa grande, perché questa è una cosa grande, io parlo un po' di parte, ma un po' anche da gelatiere. Il fatto è che voi state proponendo, come scuola, io parlo anche dei corsi online gratuiti, delle pillole, chiamiamole così, è buono, è ottimo come messaggio di stimolo per chi già fa gelato o chi magari vuole entrare in questo mondo e vedere che il gelato sotto tutte le forme, perché ci sono stati i colleghi che hanno curato più il discorso della ristorazione, gli altri con il takeaway. C'è stato il collega che ha fatto l'ultimo corso che ho notato del panettone sotto forma di semifreddo. Quindi tutte le forme e figure, però il gelato sempre protagonista. Quindi questo è tanto, cioè, credo che sia una cosa impegnativa, ma nello stesso momento dà ricchezza, no? Alla nostra categoria e alla Sì. nostra. Poi a noi piace vedere che ogni istruttore esprime, no, qualcosa di suo, perché una gran parte di voi siete anche tutti imprenditori, quindi nel momento in cui voi presentate quello che voi fate nella vostra, no, quotidianità è la massima espressione della vostra interpretazione di gelato, per forza. Quindi facendo naturalmente solo corso base, intermedio e avanzato, non abbiamo la possibilità di scoprire questo vostro aspetto, no? Della professionalità, quindi anche a noi fa un grande sacco piacere. E poi sicuramente per la nostra comunità di alunni è un'opportunità interessante. No, ma poi, cioè, veramente è bello, 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 bravi. Proprio complimenti perché è una cosa elegante e veramente un palcoscenico di prestigio. Allora io ti aspetto, 10 Sì. dicembre, cioè, tocca a Esatto. Sì, tocca a me. Sarò richiamato in aula. Bene. te. Come si diceva a scuola, accompagnato poi dai genitori, perché sai quando uno ti richiamava i professori diceva non sempre andava bene, no, a parte gli scherzi. Grazie, verrò volentieri. E poi faremo un invito finale. E se fosse un gelato, cioè qual è il gelato che a Kaori piace? Qual è il gusto gelato? O se c'è una preferenza di un gelato particolare? O.
Allora, i miei due gusti preferiti sono dulce de leche e matcha. Cioè, alla fine io penso che per la maggior parte di noi, comunque, i gusti preferiti è un richiamo di qualche ricordo, no? Qualcosa di negativo che insomma ti porta a questo time trip di qualche ricordo piacevole dell'infanzia spesso. Quindi per me l'infanzia in Argentina, il sapore di dulce di leche è una cosa indimenticabile, come il gusto matcha che comunque mi è sempre accompagnato nella mia famiglia, a tavola Sì. sempre. Ma poi una cosa che io ho notato proprio in Brasile è che c'è cioè tantissimi giapponesi vivono in Brasile. Ad esempio, ho potuto avere modo di trovare anche grandi chef, grandi autorità giapponesi in Brasile. Mi sono rimasto meravigliato perché. E poi è vero che hanno aperto anche in Italia dei ristoranti che sono un misto fra Latin America e Asia, quindi Temaguinho, Sì, è vero. sì, fantastici, perché portano in giro per il mondo queste due culture che sono agli opposti, no? Perché sai, il Brasile e il Giappone, quindi è un modo anche carino per giocare su quello che sono, tu le chiami esperienze di vita, per chi invece non c'è mai stato, ha la possibilità di assaggiare queste specialità in posti anche vicino a casa. Obiettivi futuri della Cavori? Obiettivi futuri? Oddio, questa è una domanda da 1 milione di euro, però insomma io devo dire che negli ultimi 10 anni comunque avendo partorito due figli, lavorando, insomma sono riuscita a dedicarmi relativamente poco a una crescita personale, no? Quindi a livello di insomma interesse personale. Due cose a cui sono riuscita a dedicarmi abbastanza tempo era la danza flamenco e kitesurf durante l'estate, le vacanze estive. Quindi, insomma, mi piacerebbe riprendere più anche questi aspetti, oppure riprendere a suonare più spesso il pianoforte, queste cose qua, perché anche quell'aspetto va un po' più curato. Non bisogna mai lasciare le proprie passioni quando si può, perché purtroppo gli impegni sono tanti e credo che comunque è bello però, eh? Anche il flamenco? Caspita. Ma io l'ho scoperto, mi è sempre interessato, però alla fine l'ho iniziato in Italia perché mia amica spagnola un giorno mi invitò a fare un corso di ballo sevigliano con lei, quindi da lì è partito tutto. Lei a un certo punto ha mollato, io sono andata avanti. L'ho seguito per una grande passione per 4-5 anni. Se l'avesse scoperto quando ero in Giappone, secondo me io sarei partita per la Spagna anziché per l'Italia, però insomma è andata così per me. Purtroppo abbiamo rubato al Giappone come per noi Monica Bellucci francese, noi abbiamo preso Kaori e giapponesi, ognuno ha la sua diva. Ma sai che c'è una comunità enorme in Giappone di persone che segue danza flamenco? Cioè, non diresti, vero? Perché No. è talmente, come dire, un ballo folcloristico con anche elementi di passione che è contrario di quello che rappresenta la cultura giapponese. Però penso che proprio per questo aspetto ci sono tanti giapponesi che si appassionano di flamenco. E esistono tipo dei tablao, dei posti dove si può vedere spettacoli di professionisti, proprio tutti giapponesi, sia pubblico che baila ora. Ma poi è incredibile, sai, perché è vero, bellissimo, perché non si finisce mai di evolversi, no? Cioè, una cosa che una volta ci voleva 20 anni per cambiarla, oggi ci vuole un anno, forse 2 anni, e si evolve in continuazione, perché è bello. Quindi questa passione del flamenco, questa passione. Adesso la facciamo solo online, però ci organizzeremo, più avanti ci organizzeremo, anche queste Ah, cose. è un gelato World Tour Challenge in Jerez de la Frontiera. Ah. Vero. Beh, 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 beh.
No, no, bello, bello. E quindi i figli ormai sono fatti grandi. Ho avuto il piacere di conoscere le due 8 creature. anni, 5 anni, in grande per modo di dire, però insomma la parte sì, di accompagnamento sì, di piccoli piccoli è ormai passata, quindi insomma avrò 5 anni di tregua prima che entrano nella fase adolescente e poi ricomincerà la guerra. Tu saprai Capito. meglio. Io ho avuto tutti i passaggi, forse una parte le ho persi perché giravo il mondo, però adesso mi ritrovo a gustare il piccolino, ricarico le pillole. È incredibile che sei un nonno, Palmiro. Vabbè, no, ma è piacevole adesso poi in questi periodi. Parli Quindi, no, anche tu, quindi sei un nonno super giovane, questo è una grande anche per i tuoi figli. ti ringrazio per super giovane, ma è che io sono sempre, come si dice, ho la fortuna di avere comunque riscoperto proprio, cioè, in questo momento difficile della pandemia, di aver riscoperto alcune cose che un po' non le curavo, sai, col fatto che eri sempre in giro per il mondo. Invece adesso mi sono un po' adagiato a casa e quindi ho ritrovato un po' i valori che avevo perso, perché tutti siamo presi da mille impegni, no? È vero, comunque si torna un po' all'essenza della vita, in questa fase. Esatto, brava, brava. Una Vedi. cosa che io imparavo in Asia specialmente è quando c'è dei momenti dove si pensa a se stessi, ai valori, no? Perché anche tipo la mattina presto fare delle ginnastiche fuori dei parchi, cose che uno non ci dà mai importanza, invece è importante curarsi e curare chi ci ama o le nostre famiglie. E adesso lo stiamo un po' riscoprendo, anche perché credo che tu, Kaori, hai, dopo tutte queste esperienze, dopo il fatto che con la scuola ti evolvi in continuazione, credo che quando arrivi a casa, stanca morta, devi fare anche la parte da mamma, quindi sempre attiva, sempre attiva. No, ma, quindi noi vediamo, perché è una cosa bella che volevo poi nel concludere la nostra chiacchierata, raccontare che noi vediamo sempre dei bei docenti vestiti bene, truccati, vestiti, però dietro le quinte c'è tanto lavoro che, grazie a Kaori e tutto, ripeto, l'equipe, ci permettono di arrivare, diciamo, anche a noi ben organizzati. Quindi, più che fare a volte i complimenti ai docenti, bisogna fare a proprio la squadra i complimenti, perché c'è mesi e mesi di lavoro, giorni e giorni di lavoro che sono veramente impegnativi. E questo bisogna darne atto, e io credo anche a nome degli altri sia, insomma, un motivo per ringraziarti, perché se siamo diventati bravi anche noi, grazie proprio alla scuola e al confronto fra noi docenti. Niente, niente, grazie a voi. Comunque è sempre un lavoro di squadra, ognuno ha il suo ruolo, ognuno è bravo a fare certe cose, comunque non può mancare nessun pezzo, un po' come la macchina Carpigiani non può Sì, mancare per no, funzionare. ogni pezzo è importante, anche il semplice OR, anche il semplice OR di gomma è importantissimo, Ah sì. è fondamentale. Grazie, Caore. Io credo che sia giunto un po' al termine di questa intervista. Ti ringrazio perché molte cose le ho imparate stasera, credo non solo io, però vederti sempre, ecco, disponibile, ti de devo dire che chapeau, sei una persona squisita, super disponibile, super professionale, quindi grazie ancora per tutto il Grazie tempo che ci hai dedicato. perché mi ha Se fatto vuoi fare un piacere e complimenti saluto. per le iniziative che stai intervistando tutti i tuoi amici della comunità del gelato e della scuola, che è un momento in cui abbiamo bisogno di sentire umanità, no? Soprattutto a Esatto. distanza. Quindi, insomma, complimenti per questa iniziativa che hai lanciato e cioè, l'hai lanciato Grazie. anche un sacco di tempo fa, era proprio all'inizio di lockdown. Della pandemia, sì. Ma mi fa piacere perché veramente ho trovato tante persone che rispondono positivamente, quindi se finché funziona, lasciamola andare. Tutta, avanti tutta. Avanti tutta. E Kaori, io ti ringrazio, anzi, approfittiamo il 10 dicembre
chi vuol collegarsi a Carpigiani si iscriva perché abbiamo l'ultimo corso online gratuito, no? Per quest'anno, credo. Esattamente, questo è l'ultimo corso tematico online, quindi chiudiamo in bellezza l'anno, che dice Palmi? Sulla bellezza ce ne parliamo, però chiudiamo dentro. Grazie ancora, Kaori, grazie a te, grazie alla tua disponibilità. Se vuoi fare un saluto generale o a qualcuno di particolare, io mando un Grazie bacio. a tutti. Ho visto, vedo la Maria, ho visto Elena Sì. Zuppi, che spero che stia riposando, quindi tantissimi saluti speciali a loro due. A tante persone. Bene, Kaori, arigato gozaimasu. Domani arigato gozaimashita. Sei più E giapponese alla... di me. ci vediamo il 10 allora. Grazie ancora per il tempo. Dai un bacio ai bimbi. Grazie. Un saluto a Renato, ormai proprietà dell'UNESCO. Renato del Bombo Crepe, che abbiamo un amico in comune. Lei più parente, io più amico, però è eccezionale, eccezionale. Grazie ancora, Kaori-san. A Grazie, ciao, presto. buona serata. Ciao, 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 grazie, grazie. Ciao.